Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale Erbavoglio. Con me Anna Paola di Hapsara Health & Flow. Mi occupo di nutrizione naturopatica e health coaching funzionale. Oggi sono qui per parlarvi di Erbagat. Erbagat di Erbavoglio, in questa confezione ecosostenibile, è un integratore specifico per affrontare un tema molto diffuso che è la pigrizia a livello dell'intestino e la difficoltà nella digestione. E quindi è un integratore specifico studiato per riportare il benessere a livello della digestione e riequilibrare la flora intestinale, garantendo di conseguenza una disintossicazione equilibrata e costante dell'intestino e quindi combattendo la stitichezza. La stitichezza è un problema molto diffuso a livello di tutta la popolazione, ma sono soprattutto le donne a soffrirne. Stitichezza cronica significa non essere capaci di liberare l'intestino, magari anche più di, se non magari una volta o due alla settimana. Che cosa fa Erbagat? Erbagat, prima di tutto, è un integratore specifico costituito da 14 erbe ayurvediche. Tra queste erbe ayurvediche abbiamo delle erbe che funzionano molto bene anche singolarmente, ma la cui sincronia, appunto, acuisce la capacità di apportare una notevole disintossicazione dell'intestino. Che cosa fa Erbagat? Erbagat migliora quindi la regolarità intestinale combattendo la stitichezza, riduce i gonfiori a livello dell'addome, la ritenzione idrica e quindi la formazione di gas, permette una migliore digestione anche degli alimenti a livello proprio di svuotamento gastrico. Migliora anche l'equilibrio della flora batterica e quindi permette la colonizzazione da parte di batteri buoni e quindi batteri amici della salute, diminuendo la quantità di batteri nocivi e quindi riequilibrando appunto la flora intestinale. Un altro aspetto importante di Erbagat è la capacità, appunto, attraverso la sincronia tra gli ingredienti anche carminativi e antinfiammatori, la capacità di migliorare il sistema immunitario e migliorare la mucosa gastrica e la mucosa intestinale, quindi evitando eventuali infiammazioni della mucosa. Quali sono gli ingredienti principali, gli ingredienti di Erbagat? Come abbiamo detto, sono 14 erbe ayurvediche che funzionano sia singolarmente sia in sincronia. Tra queste erbe spiccano la curcuma, il pepe nero e lo zenzero, che sono erbe carminative e quindi migliorano lo svuotamento gastrico e la capacità carminativa, appunto, è quella di promuovere la digestione anche dei grassi e delle proteine. Quindi evitando la formazione di gas e quindi evitando quella pesantezza e sonnolenza dopo i pasti. La galanga è un altro ingrediente di Erbagat che contiene che do, doti antinfiammatori e quindi apporta beneficio alla mucosa intestinale. La mamordica è un ingrediente molto importante per regolare la glicemia. È considerato appunto uno degli ingredienti naturali più promettenti per gli studi che appunto si occupano di regolamento della glicemia postprandiale e anche a digiuno. Quindi la mamordica aiuta a mantenere giusti livelli di glicemia, evita i picchi glicemici ed è anche potenzialmente un ottimo disintossicante. Le foglie di curry sono anche un altro elemento disintossicante che sono utilizzate appunto sia in cucina sia in medicina Ayurveda, quindi in India, per le loro capacità, le loro doti disintossicanti e per la capacità di aiutare i movimenti dell'intestino in modo delicato. La terminalia è un altro elemento di Erbagat e le sue doti principali sono la disintossicazione, la riduzione del colesterolo e la capacità di aiutare la digestione dei grassi e delle proteine. È importante ricordare che Erbagat è, appunto, come abbiamo detto, certamente un ottimo disintossicante e un regolatore della motilità intestinale, ma non è un lassativo. È per questo che bisogna ricordarsi che disintossicare l'intestino è un aspetto fondamentale della salute che però non deve essere
precipitato, nel senso che i lassativi rischiano di appunto creare queste coliche molto violente, questa perdita di liquidi e di sali minerali, senza in realtà rieducare l'intestino. Il principio fondamentale di Erba Gatti, quindi della medicina ayurveda e dell'impiego delle erbe ayurvediche, è appunto quello di rieducare l'intestino alla sua motilità quotidiana, quindi rieducarlo affinché possa anche una volta finito l'utilizzo del prodotto, essere disintossicato e funzionare in modo regolare. Quindi è importante ricordare che, come per la maggior parte degli integratori naturali, ci vuole un po' di tempo per vedere i risultati. Comunque, nell'arco di un paio di settimane si vedrà sicuramente un ottimo risultato a livello della disintossicazione, a livello dell'energia, del sistema immunitario e a livello appunto della riduzione dei gonfiori dell'intestino. Questo appunto è Erba Gatti. E se ci fossero altre domande o questioni specifiche sui singoli ingredienti di Erba Gatti, non esitate a metterceli nei commenti e risponderemo come al solito a tutte le vostre domande. Grazie e a presto e buona giornata.